per vedere come procedono i lavori di forestazione del bosco. Il 90% delle nuove piante messe a dimora nel parco della Versiliana ha attecchito perfettamente, così il sindaco Alberto Giovannetti, che in un sopralluogo ha visionato personalmente le particelle del bosco al centro dei progetti di riforestazione e rigenerazione. Progetti avviati dalla passata amministrazione dopo la tempesta del 5 marzo 2015 che aveva distrutto e sconvolto l'ecosistema del parco. Si tratta di 5.035 piantine, tra pini domestici e marittimi, frassini, querce, lecci, ontani, ornielli, salici, allori e aceri. I tre progetti finanziati dalla Regione Toscana con contributi comunitari, il progetto finanziato dalla ONLUS a zero CO2 e quello autogestito con la collaborazione dei carabinieri forestali, sono entrati nella fase delicata della seconda manutenzione, che consiste nella paziente e precisa pulizia tutto intorno agli impianti. Sono circa due terzi le nuove piante interessate dalla seconda manutenzione, con un attecchimento appunto molto elevato, in alcuni punti del 95%, fanno sapere dal comune. Resta da controllare circa un terzo delle nuove piantine. A fianco della manutenzione ordinaria, ha dichiarato il sindaco, potenzieremo e attiveremo il percorso sportivo all'interno del parco, con nuove attrezzature e programmi di allenamento per lo sport all'aria aperta.